Negli ultimi anni hai affrontato levatacce all'alba, preso infiniti treni, frequentato un numero indefinito di lezioni e tirocini. Hai buttato giù qualche boccone amaro, ma sempre con il sorriso, facendo un bel respiro e ricorciandoti le maniche per inseguire il tuo sogno. Hai trovato la forza in chi sapeva dartela, mostrando quasi sempre la parte migliore di te. Quando hai avuto tutto contro, hai sempre reagito con educazione e senso del dovere. Hai subito tante ingiustizie, dicendo cose che forse è meglio non ripetere. Hai sempre trovato il modo di tirarti su con la tua spontaneità, la tua genuinità e il cibo, tanto cibo. Hai totalmente annullato te stessa per scrivere in tempo record una tesi che ti ha smostrato il corpo e lo spirito, rendendoti pressoché irriconoscibile. Hai intervistato le più grandi celebrità, sempre sostenuta e circondata dalle persone che più ti vogliono bene e che oggi, più che mai, mancano come l'aria. Hai conosciuto un nuovo mondo e stretto legami indissolubili, scoprendo un nuovo lato di te in ogni attimo vissuto. Hai affrontato il tuo percorso universitario con una passione e una tenacia fuori dall'ordinario, mettendo sempre tutta te stessa in ogni cosa che hai fatto, con un unico obiettivo in testa: insegnare. Qualcuno diceva che la vita è per il 10% cosa ti accade e per il 90% come reagisci. Beh, ne sei la dimostrazione più lampante. Adesso, dopo tanta rabbia, tristezza e dolore, è giunto il momento di far spazio alla felicità più pura. Dopo tanta pioggia, è finalmente uscito il sole. E non poteva finire in un altro modo, se non di venerdì 17 di un anno bisestile, nel bel mezzo di una pandemia globale. Congratulazioni, maestra Sabrina. Ce l'hai fatta. Adios. You're going to see the...